Come si stanno organizzando i trasporti in Abruzzo proprio per garantire lo scaglionamento di entrata nelle scuole? Allora, bisogna chiarire a monte che la TUA è un soggetto attuatore, nel senso che alla TUA arrivano le disposizioni da parte della Regione, che in questo momento sta concordando con i diversi istituti, con le diverse istituzioni, quelle che possono essere delle misure compatibili con il numero di autobus e il numero dei passeggeri che la TUA può trasportare. Quindi noi aspettiamo delle indicazioni. Abbiamo sottolineato che organizzare un servizio di 4.000 autobus che giornalmente girano sul territorio, rispettando coincidenze, servendo tutti i paesi, significa creare le condizioni per le quali intanto il servizio possa essere riorganizzato, e non è semplice, ma soprattutto che ci siano ipotesi di lavoro compatibili col numero dei passeggeri trasportabili. Lei è d'accordo che scaglionando questi ingressi si potranno evitare i contagi? Intanto non si evitano i contagi in assoluto, ma si evitano, se del caso, gli assembramenti. Dopodiché, lo ripeto, dipende da qual è il sistema che viene utilizzato, condiviso da tutte quante le istituzioni. Se per esempio ogni istituto decidesse di muoversi secondo logiche proprie, noi ci troveremmo in una situazione di ingestibilità, perché il trasporto pubblico diventerebbe quasi a richiesta, a domanda. Quindi debbono trovare una soluzione condivisa che consenta di tener conto degli ingressi degli uffici, degli ingressi dei diversi istituti scolastici, di quella che sarà la didattica che sceglieranno e per il tempo e il luogo che definiranno, per poter creare condizioni per le quali la TUA abbia, rispettando le previsioni del DPCM che prevede la trasportabilità massima dell'80%, possibilità di servire il maggior numero di utenti possibili. La prima cosa che farà? La prima cosa che farà la TUA è quella di aspettare tutte queste indicazioni per poi mettere a lavorare i propri dirigenti per ridisegnare il nuovo quadro di quelle che possono e debbono essere le risposte da dare al territorio.